noi non siamo per un nuovo sindacato dei giornalisti, noi siamo per un sindacato nuovo dei giornalisti, siamo per un sindacato rinnovato. È stato il leader della CISL, Raffaele Bonanni, a chiarire ogni equivoco sull'ipotesi di un nuovo sindacato dei giornalisti, dopo le aspre polemiche delle scorse settimane tra la CISL e la Federazione Nazionale della Stampa. L'occasione è stata la tavola rotonda che la CISL ha organizzato a Milano, al Circolo delle Stelline, sul tema della libertà di stampa e della qualità dell'informazione. Su queste questioni noi vorremmo aprire una discussione molto forte, l'abbiamo fatta a Roma, la continuiamo qui a Milano, poi andremo a Napoli. Tenteremo di fare una discussione per coinvolgere il massimo numero dei giornalisti per darsi un sindacato più pluralista, più autonomo, più forte. Con la sua consueta passione, il segretario generale della CISL Lombarda, Gigi Petteni, ha rivendicato, aprendo i lavori, il diritto della CISL ad occuparsi delle questioni dell'informazione, ma senza mai mettere in discussione l'autonomia delle testate ed il ruolo libero dei giornalisti. Noi facciamo seriamente la battaglia perché ci sia un'informazione che abbia più qualità, che sia più libera, che sia più autonoma. Noi leggiamo i giornali e guardiamo le trasmissioni indipendentemente di come ci trattano, se ci trattano bene o se ci trattano male, perché siamo gente così. Non è che se danno tanto spazio alla C, diciamo questo qui è mio amico. Non ce ne frega niente, ci piace un'idea di una libertà in questo modo qui. È il bello di una battaglia, è il gusto di una battaglia. Se dovessimo ricevere dei risultati immediati rispetto a questo, non avremmo gusto di farla, la lasceremmo fare agli altri. Anna Maria Furlan, segretario confederale della CISL, ha spiegato nella sua relazione introduttiva le proposte del sindacato di Via Po per un maggiore pluralismo dei mezzi di informazione e garantire la partecipazione dei cittadini. La CISL ha deciso di scegliere la strada di una propria autonoma iniziativa sindacale, ponendo al centro la democrazia dell'informazione, la sua qualità, il pluralismo coniugato al lavoro, al consolidamento e allo sviluppo del sistema industriale dell'informazione e della comunicazione. Noi siamo convinti che la qualità e il diritto all'informazione e il delicato tema della libertà non siano un lusso, ma un argomento decisivo nella formazione degli orientamenti dell'opinione pubblica e nel modo di porsi della classe dirigente rispetto alla società italiana e alla democrazia. Non sono mancate le critiche alla Federazione Nazionale della Stampa, accusata di non tutelare a sufficienza tutti gli operatori del settore, a cominciare dai più deboli e dai precari. Un sindacato plurale, che vuole essere forte, che vuole avere rappresentatività, che vuole esercitare rappresentanza fino in fondo, cosa da dire su questi temi? Io mi sarei aspettato già da prima delle risposte su questi aspetti, e che invece non è. Io spero che arriveranno presto, soprattutto perché molti giornalisti riprendono fiducia alla nuova azione e provano una discussione molto molto potente in modo tale che questo strumento importantissimo si rimetta in piedi con la stessa forza e con la stessa foga del periodo in cui viene appunto la FSN nascere e avere il patrocinio anche della CISL insieme alla UIL e alla Vigilia. Parliamo di giovani laureati, preparati, che utilizzano mezzi propri per scrivere, firmare, registrare voci. Chi tutela davvero queste persone? Ci vuole cioè una nuova spinta riformatrice e rifondatrice. Anche dentro la Federazione Nazionale Stampa deve tornare il sano e doveroso gusto della dialettica. Analoghe critiche nei confronti della FNSI sono venute dai giornalisti che hanno partecipato alla tavola rotonda. Io aderisco alla manifestazione per la tutela della libertà di informazione e sono andato a Piazza del Popolo. Sono andato via da quella piazza quando dal palco il segretario della FNSI non solo ha incoraggiato i fischi contro la CISL che aveva osato non partecipare alla manifestazione, ma ha fatto di più, ha tentato dal palco di spaccare la CISL dicendo che la CISL di Bonanni non aveva aderito, ma qui tra di noi ci sono i dirigenti della CISL. Credo che questo sindacato debba fare intanto una prima grande riforma, che è quella di
di sciogliere i collateralismi di fatto che si sono creati e che l'hanno reso poco credibile agli occhi della stessa categoria. Aprire il tema dell'informazione nel nostro paese vuol dire scoperchiare una delle questioni cruciali della democrazia. Non lo si fa mai, non lo fa nessuno. Si ha paura ad attaccare i giornalisti. Allora c'è troppa soggezione e quindi è bene che la CISL scoperchi. Aiuti tutti a discutere. Non ne può che venire qualcosa di buono. Con l'esasperata, come dire, sindacalizzazione della nostra categoria, certe volte fa anche ridere perché diciamo un sindacato che diciamo, tratta i suoi iscritti come dei metalmeccanici, che sono pagati 10 volte i metalmeccanici, e poi però non garantisce quelli che sono pagati 1,03 euro al pezzo. Da parte sua, Gad Lerner ha chiesto alla CISL di usare di più, proprio in nome di quell'autonomia che da sempre contraddistingue la linea del sindacato bianco. Fate vostra, e io sarò con voi, una battaglia contro la corporazione, i suoi privilegi, contro, per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, che è un anacronismo italiano, è una delle forme della struttura corporativa della società italiana contro la quale un sindacato del lavoro dipendente, pensionati, accidenti, se potrebbe, come dire, avere titolo a esprimersi. È invece per la nascita di un nuovo sindacato dei giornalisti che sappia fare scelte coraggiose e di rottura con il passato, Piero Vigorelli, vice direttore del TG5. Abbiamo bisogno di un sindacato nuovo che passi dalla cultura della rivendicazione alla cultura della gestione.